Ciao a tutti, sono Carlo Maione, Cloud Architect di Oracle. In questa videopillola vedremo come utilizzare l'autoscaling per il servizio Compio. L'unico prerequisito per seguire questa sessione è quello di avere un account free di Oracle Cloud. Innanzitutto, cosa è l'autoscaling? L'autoscaling è quel servizio che consente di aumentare o diminuire le risorse computazionali, quindi virtual machine e bare metal, per soddisfare le esigenze dei nostri workload. I concetti alla base dell'autoscaling sono tre: l'instance configuration, l'instance pool e infine l'autoscaling vero e proprio. Bene, iniziamo e vediamo praticamente come funziona. Ci troviamo all'interno della Oracle Cloud Console. Partiamo dal servizio Compute, Instances. Tra le istanze che abbiamo a disposizione, scegliamo quella da cui vogliamo creare l'instance configuration. L'instance configuration è il template che definisce le configurazioni da utilizzare per creare una nuova istanza quando viene effettuata l'operazione di scaling. Scegliamo ad esempio questa istanza. Dalla pagina di dettaglio della nostra istanza andiamo nella drop-down list More Action. E scegliamo il tasto Create Instance Configuration. Scegliamo il compartment dove vogliamo creare la Instance Configuration e assegniamo un nome. Premiamo il pulsante Create Instance Configuration. Una volta creata l'Instance Configuration, possiamo creare l'Instance Pool direttamente dalle pagine di dettaglio dell'Instance Configuration. L'instance pool è un insieme di istanze gestite come un gruppo. Nel primo passo definiamo le informazioni di base dell'instance pool, quindi assegniamo compartment, nome dell'instance pool, instance configuration da cui vogliamo partire, quindi quella appena creata, e infine indichiamo il numero di istanze che vogliamo siano running all'interno dell'instance pool. Per questo esempio lasciamo 0. Premiamo il tasto Next. Passiamo alla configurazione della distribuzione delle istanze running all'interno del pool, andando a scegliere come le istanze devono distribuirsi tra availability domain, fault domain, VCN e subnet. Ad esempio, in questo caso scegliamo Availability Domain 1, lasciamo i fault domain sceglierli da Oracle Cloud, selezioniamo la nostra VCN e la subnet all'interno della VCN. Aggiungiamo un altro Availability Domain, il 2 ad esempio, selezioniamo la nostra VCN e la subnet all'interno della VCN. Andiamo sul tasto Next. Revisioniamo, rivediamo la nostra configurazione appena fatta e premiamo il tasto Create. Il nostro instance pool è stato creato, è in stato running. A questo punto, sempre dal tasto More Action, scegliamo il pulsante Create Autoscaling Configuration. Anche qui scegliamo un nome per la nostra configurazione di autoscaling e il compartment all'interno del quale crearlo. Verifichiamo che l'instance pool associato con l'autoscaling configuration sia quello appena creato. Clicchiamo sul tasto Next. In questa videopillola faremo vedere come si utilizza lo Schedule Based Autoscaling, ma vi lasciamo il link alla documentazione per andare a configurare anche il Metric Based Autoscaling che si basa su delle metriche sistemistiche. Andiamo a definire le policy di autoscaling. Nella prima policy definiamo per aumentare le istanze all'interno del nostro pool, quindi per effettuare un'operazione di scale out, ipotizziamo ad esempio che vogliamo due istanze all'interno del nostro instance pool. Andiamo a definire quindi il tempo, il momento in cui l'autoscaling deve avvenire. Vi ricordo che il tempo è definito in UTC.
Andiamo quindi a riempire i campi che ci vengono chiesti dal wizard, quindi minuti, ore, giorno del mese, mese e anno. Una volta riempiti tutti i campi, seguendo quindi la sintassi di un classico CronPub, aggiungiamo quindi un'altra policy, una policy anche qui di scale in, ovvero riduzione delle istanze running all'interno del pool. Scegliamo in questo caso 1. Quindi ripetendo facciamo una operazione di scale out facendo partire due istanze e un'operazione di scale in riducendo le istanze a 1. La policy di scale out parte alle 11:25, la policy di scale in la facciamo partire 5 minuti dopo, quindi alle 11:30. Riempiamo i campi chiesti dalla console, ricordo sempre seguendo la sintassi del CronTab e premiamo sul tasto Next. Rivediamo la nostra configurazione dell'autoscaling, andando anche a rivedere quello che abbiamo configurato. Quindi in questo grafico ci vengono riportate le variazioni delle istanze running all'interno del nostro pool. Il nostro pool parte da una grandezza di 0 istanze. Per effettuare un'operazione di scale out e arrivare a 2 istanze, per poi effettuare un'operazione di scale in, riducendosi ad una istanza running. Clicchiamo sul tasto Create. Il nostro autoscaling configuration, il nostro gruppo di autoscaling è stato creato con le policy che abbiamo configurato. Andiamo quindi a verificare che le nostre istanze vengano effettivamente create e terminate secondo le policy che abbiamo stabilito. Per fare ciò, ritorniamo anche nel nostro instance pool, verifichiamo che il nostro instance pool sia in stato running, rientriamo nella pagina di dettaglio del nostro pool e andiamo nella parte delle risorse attached instances. Verifichiamo che qui, nel momento in cui scatta l'operazione, la policy di scale out, effettivamente vengano create le istanze e messe in stato running. Attendiamo qualche minuto che scatti l'operazione di scale out. Bene, come potete vedere il nostro pool è passato in una fase di scaling, vuol dire che l'operazione di scale out è partita e che le istanze all'interno del pool sono in fase di creazione. Torniamo quindi nella pagina di dettaglio del nostro pool, andiamo di nuovo su Attached Instance e come possiamo vedere ci sono due istanze in fase di provisioning. Lo scale out è quindi partito. Come potete vedere le istanze sono distribuite sui due availability domain che avevamo scelto, availability domain 1 e availability domain 2, e i fault domain sono stati scelti da Oracle Cloud così come da noi configurato. Ecco. Le istanze sono quindi passate in stato running, sono state provvisionate in modo corretto. Per verificare ciò possiamo andare anche nella parte Compute Instances e verificare che effettivamente ci siano due istanze di tipo running. In stato running, l'operazione di scale out all'interno del nostro pool governato dall'autoscaling configuration è andato a buon fine. Ritorniamo nel menu nella pagina di dettaglio del nostro autoscaling configuration e vediamo che la prima policy di scale out è andata a buon fine. Attendiamo quindi che scatti la policy di scale in, ovvero la riduzione all'interno del pool del numero di istanze a 1. Attendiamo qualche minuto che parta la policy di scale in. Bene, ritorniamo all'interno del nostro instance pool. Come possiamo vedere, lo stato del nostro instance pool è di nuovo in fase di scaling, quindi la policy di scale in è partita correttamente. Andiamo nella sezione Attached Instance e vediamo come una delle due istanze sia in stato di terminating, ovvero la grandezza del nostro pool si sta riducendo da 2 istanze a 1 istanza. Questo vuol dire che la nostra configurazione di scale in sta funzionando correttamente. Attendiamo quindi che l'attività di scale-in sia terminata e che quindi l'istanza passi in stato terminated. Possiamo anche qui andare a vedere nella sezione Compute Instance che effettivamente l'istanza sia in fase di terminating, quindi
a momenti passerà in stato terminated. Una volta che la policy di scale-in sarà finita, avremo che il nostro pool sarà diventato di una istanza running. Quindi in questa videopillola abbiamo visto come con l'autoscaling sia possibile gestire in maniera dinamica il numero di istanze running all'interno di un instance pool. Questo a seconda del workload che noi dobbiamo soddisfare. Vi ringrazio per aver seguito questa videopillola e ci rivedremo al prossimo video. Ciao!